Ciao a tutti amici di Automoto.it, non solo Frederick Vasseur oggi, ma anche tutta una serie di spostamenti che stanno così modificando gli asset all'interno dei team della Formula 1. Di quello che sta succedendo ne parliamo con Diletta Colombo in diretta telefonica. Ciao Diletta. Ciao Emi e ciao a tutti. Allora, stanno succedendo tante cose. Intanto Jos Capito ha lasciato la Williams. Esattamente, insieme anche al direttore tecnico che veniva da Volkswagen come lui. Si potrebbe pensare volendo anche a una dorata pensione, visto che nella nota che hanno diffuso la stampa dalla Williams si parla proprio del fatto che lui abbia deciso di posticipare il suo pensionamento per aiutare la Williams in questo momento come dire, di Sì, di riqualificazione, possiamo riqualificazione, dire sì. così, dopo l'arrivo del fondo statunitense Dorito Capital che aveva rilevato il team dalla famiglia Williams. Non lo so, potrebbe poi comunque anche lui decidere di posticipare nuovamente questo pensionamento, chi può dirlo? Però il vero discrimine rispetto agli altri annunci è che la Williams non ha confermato chi lo sostituirà. E chi sostituirà anche il direttore tecnico, quindi sembra che ci sia un po' di mistero, tra virgolette, di incertezza in questa situazione, cosa che non è avvenuta invece, nel caso di Sauber. Sì, Possiamo infatti. chiamarla già così? Ma sì, direi che, beh, allora, fino al 2000, beh, fino al 2, quando è che sparisce il contratto Alfa Romeo? Fino al termine della stagione 2023 sarà Alfa Romeo Quindi ancora un anno Sauber. sicuro. Esatto, poi dall'anno successivo inizierà il processo di cambiamento del team per Sì. arrivare poi a diventare scuderia ufficiale Audi nel Però posso 2026. dirti, Diletta, è già iniziato il processo di cambiamento del team, perché Direi. perché l'arrivo di Seidel è chiaramente un uomo del gruppo Volkswagen, fondamentalmente, perché ha fatto esperienza a McLaren, ma realmente lui è, diciamo, l'anima dei successi di Porsche Nel nel mondiale WEC. WEC. Quindi diciamo che Sì, uno. ricordiamolo perché magari molti non lo sanno, comunque non se lo Sì. ricordano. Effettivamente Seidel è stato il cuore pulsante di quel progetto che ha portato Porsche a grandissimi successi. Poi Certo. hanno deciso di ritirarsi dalla classe regina del WEC per poi tornare in un'altra guisa nel Sì. 2023, e lui quindi è passato in McLaren, dove credo abbia fatto anche un buon lavoro perché ha portato un approccio prettamente tedesco, molto pragmatico, è arrivato, ha osservato tutto quello che non andava e ha proposto dei cambiamenti, instaurando una gerarchia che poi andrà avanti anche senza di lui Va in anche detto che McLaren. i manager che c'erano prima a McLaren erano una disperazione, eh? Va anche detto Però questo. lui è arrivato ed è riuscito a risolvere una situazione che non era semplice No. da gestire, quindi il punto di partenza non era il massimo. Poi chiaramente quest'anno la McLaren purtroppo non è riuscita a portare in pista un progetto convincente, ma per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, manageriale, ha fatto molto bene, Sì. anche solo una questione Piastri, hanno fregato proprio Alpine in una Vero. maniera imperiale dal punto di vista della gestione anche dei giovani e del futuro. Poi, vabbè, il povero Ricciardo fatto un po' una fine barbina, però d'altronde quando si è in un team che ha grandi ambizioni e non si riesce a lasciare il segno, e soprattutto a fronte di uno stipendio come quello di Ricciardo, Certo. bisogna anche prendere delle decisioni scomode. Va anche detto che, diciamo, appunto il manager che c'era prima, non sai che non mi ricordo il nome, in questo momento mi sfugge, quello che aveva dato i Eric gelati. Boullier. Esatto, che aveva dato i gelati come premio aziendale, ti ricordi? No, questa non me la Eh sì, me lo ricordo ricordo onestamente, io. forse l'avrò rimossa Eh per sì, l'avevi rimossa. Comunque disperazione. diciamo che sono successe tante belle, brutte cose con Eric Boullier, si chiamava, se non ricordo male. Però anche McLaren diciamo che ce l'ha messa di suo in questi anni per non riuscire ad arrivare al vertice. Sicuramente Seidel ha sfruttato bene questa opportunità che gli è stata offerta di guidare un team comunque glorioso, di guidare comunque un'azienda che ha il potenziale per fare bene. Hanno usato quello che è il mondo della Formula 1 e giustamente Audi adesso se lo porta a casa proprio per sfruttare quella che è una competenza maturata prima nel WEC, quindi lo conoscono, si è fatto conoscere nel gruppo Volkswagen, e poi adesso invece con l'esperienza della Formula 1, quindi sa che porte bussare quando c'è bisogno di bussare certi tipi di porte, adesso appunto può arrivare tranquillamente in Audi, considerando che comunque ha almeno altri 2 anni, 3,
prima di debuttare con il logo dei Quattro Anelli, quindi ha tutto il tempo per organizzare Aveva il anche team come si detto Emi deve. che lui sarà amministratore delegato e non Certo. team principal, quindi è una carica che gli consente anche una maggiore sicurezza. Sì, è come dire general manager di Vasseur alla Ferrari, fondamentalmente. Quindi. È una carica che di maggior responsabilità, mi verrebbe da dire, o comunque di responsabilità differente, che lo porterà ad avere una posizione di sicurezza per questi anni di grandi cambiamenti. Quindi non so Indubbiamente. poi quale sarà la soluzione a livello di team principal, ma ci penseranno, ma credo che possa arrivare qualcuno, non dico ad La interim, ma Kaltenborn? quasi. La Monisha, non lo so, Non credo. non saprei. E comunque è stata tirata fuori anche lei, non so da chi onestamente, per quanto riguarda la Ferrari, quindi è veramente uscito di tutto. Sì. E Ma sai, le invece, quote per... rosa sono radical chic a bestia, per cui ci stava. vabbè, io non posso parlare di questo argomento, però parliamo di qualcosa che invece è confermato, cioè il fatto Stella. che Andrea Stella è diventato il team principal della McLaren, Stella che peraltro è un transfugo della Ferrari. Perché Sì. lì ha, come dire, vissuto All'onziana una parte. memoria. E certo, infatti, Fernando, se hai notato, sui social si è subito congratulato con Andrea Stella, con cui ha condiviso una pagina molto lunga in Un Ferrari, quindi tra grandissimo i ritorno due campioni. di Nando in McLaren fra 2 anni, attenzione, ne avrà Figurati, 45. perché poi adesso le gira tutte, quindi, no? Beh, Perché come fa certo. sempre, per cui gli manca anche un ritorno in Eh McLaren, e sì, poi ne ha siamo a posto. 45, fra 2 anni sì, ne avrebbe 45, credo, no? Quindi No, è potrebbe. dell'81, quindi 43. Sì, è vero, sì, fra 2 anni 43, sono 43-44 anni per tornare a McLaren, comunque ci sta. Potrebbe essere anche una, Beh, come se dire, lo un grandissimo dicessi a lui, ti ritorno. direbbe che sicuramente ce la fa, poi vedremo. Per ora non mostra segni Di di cedimento. cedimento. Però va detto che McLaren non è in una situazione proprio bellissima, eh. Quindi il fatto che, allora, A, il fatto che abbiano puntato su una persona interna per la gestione, anche perché poi Stella forse è un po' più un tecnico che un manager realmente. Non vorrei che si ritrovassero nella situazione binottiana di non arrivare al dunque da un punto di vista manageriale. Però c'è anche un altro problema, ovvero che la McLaren comunque è in grossa difficoltà economica, anche per. È vero che McLaren Car è divisa dalla Formula 1, ma comunque fanno capo alla stessa azienda. E va anche detto che si stanno vendendo le macchine del museo. Cioè, siamo arrivati a questo punto qua per finanziare la realizzazione dell'Artura, che è la loro, diciamo, rivale della 296 GTB, no? Della Ferrari. Quindi Certo. la realizzazione di quella macchina sta costando tantissimo alla McLaren, ed è chiaro che poi il casino che c'è sulle autostradali inficia anche in quelli che sono i risultati del reparto corse, no? Quindi non lo so come poi pensano di andare avanti o di risolvere questa questione. Bisogna realmente che iniziano a vendere le macchine, perché teoricamente avrebbero già dovuto iniziare a venderle, e invece sono ancora lì che non riescono a completarle, no? Quindi non lo so, infatti questa soluzione mi sembra quasi un ripiego, non è per cattiveria contro Andrea Stella, contro cui non ho niente, però va anche detto che siccome Seidel ha lasciato il momento giusto, perché ha capito che dentro lì l'aria non era più quella buona buona buona, e comunque il fatto di ripiegare in una persona che comunque faceva già parte dell'organico mi sembra più come una soluzione della serie cerchiamo di riciclare quanto abbiamo di buono, perché altri soldi per prendere gente che fa quel mestiere lì non ce li abbiamo. Credo che sia una cosa di questo genere qua, ma non so che opinione hai tu. Ma in realtà potrebbe essere anche una naturale progressione, no? Dal punto di vista della carriera per Stella. Potrebbe comunque essere un'ottima opportunità per Sì, lui. E comunque mi inorgoglisce il fatto che un quello italiano torni, sicuramente. no? E riesca a far carriera anche in un team che non è la Ferrari e che abbia lasciato il segno in questo modo. Per cui è sintomatico del fatto che abbia lavorato bene e spero che possa sfruttare al meglio questa occasione. A volte le opportunità non arrivano forse nel momento più semplice per cogliere, ma anche dalle difficoltà si possono ottenere dei buoni risultati o comunque far notare la propria competenza, ecco. Su questo sono d'accordo con te. Altri cambiamenti ci sono in attesa, oppure è già tutto fatto, diciamo, l'organico della Formula 1 2023? Manca il team principal della Williams e quello di Ah, è Alfa vero, quello della Romeo, come ti Williams. dicevo prima, perché Seidel è amministratore delegato, CEO, e quindi bisognerà capire chi sarà il prescelto per questo ruolo. Ripeto, magari sarà una soluzione ad interim, visto e considerato che è l'ultimo anno di Alfa Romeo,
e poi si passerà a un ulteriore step della transizione verso Audi. E comunque ricordiamo che il mondo del motorsport in salsa Volkswagen, gruppo Volkswagen chiaramente è tentacolare, quindi di eventuali possibilità lo stesso Jos Capito ha fatto la fortuna di Volkswagen nel WRC. Certo, ma Quindi guarda, chissà, io magari. credo che la richiesta da parte del gruppo in questo momento sia della serie spendi il meno possibile finché non arriviamo seriamente e organizza la squadra in modo che Più che sia altro, sai, Emi, funzionale. credo che ci siano soprattutto degli investimenti molto importanti da fare a livello di infrastrutture. Esatto. E quindi forse questo può essere la priorità, può rappresentare la priorità rispetto a invece ad avere delle figure apicali Certo. particolarmente costose, ecco. Sì, su quello sono d'accordo con te. Comunque, detto questo, già ho capito, non è che mi rientra anche lui attraverso Porsche, che è totalmente sparita dai radar per quanto riguarda la Formula 1, vero? Ma chi lo sa, chi può dirlo? Sicuramente è molto conosciuto nel gruppo Volkswagen, ha i contatti giusti, è un manager di tutto rispetto, quindi perché no? Ecco, a patto che decida, come dicevo prima, di non godersi un pensionamento, perché anche lui adesso non mi ricordo esattamente quanti anni abbia, ma siamo sopra i 60, abbondantemente No, anche, sai quindi. perché te lo chiedo? Perché comunque il fatto che sei che di fatto era un uomo, sì, gruppo Volkswagen, ma era un uomo Porsche, diciamo l'hanno messo a fare Audi. E questa cosa qua, in mancanza di Porsche Formula 1, cioè nel senso dà un ennesimo segnale della mancanza della Porsche. Questo intendo, no? Siccome poi alla fine più o meno i progetti devono partire un anno prima o un anno dopo l'uno con l'altro, però boh, realmente mi sembra di... Cioè, è strana sta cosa che sono completamente spariti, no? Dopo diciamo, la conclusione il mancato accordo con la Red Bull, boh, tu hai più sentito parlare di Porsche, No, in completamente questo sparita dai momento radar. no, può anche darsi che quella fosse la soluzione che gradivano a livello come dire, di unirsi a un team già affermato Sì. e forse non trovano un altro team di questo tipo, perché c'è forse, togliamo il forse, le opzioni erano delle opzioni sicuramente non di questo peso. Il discorso Audi Sauber è molto diverso, quindi Certo. forse volevano impostare diversamente i due progetti e semplicemente hanno desistito. C'è qualcosa che in questo momento non sappiamo e che scopriremo più avanti. Comunque c'è proprio una mancanza di comunicazione da questo punto di vista, cioè sono proprio scomparsi completamente dai radar, cioè dopo aver detto che non diciamo aver annullato l'ipotesi di accordo, dopo aver diciamo conclusa quell'opzione. Completamente spariti, non si parla più di quella cosa lì e questo incuriosisce molto. E appunto il fatto che Seidel sia spostato su Audi mi farebbe quasi pensare al fatto che Porsche non sia più interessata alla Formula 1, però mai dire mai, ecco. Ma i programmi del gruppo Volkswagen nel motorsport, come ben sai, cambiano abbastanza rapidamente. Come Pensa quelli di anche Honda, anche al Honda cambia ogni due progetto secondi. WEC di Audi, che è stato Sì, accantonato abortito, sì. per lasciare spazio alla Formula 1 ed era già abbastanza strutturato ed è stato piantato in tronco, annunci senza troppe fanfare, è un po' in sordina e basta da un momento all'altro. Va anche Quindi. detto che loro sono impegnati anche nella Dakar e questa cosa qua chiaramente comunque Certo. gli costa anche da un punto di vista di organizzazione e di organico, no? Quindi è Certo. chiaro che fare tre campionati, tra virgolette, fare tre categorie, perché poi la Dakar non è un vero campionato, però realmente è come se lo fosse. Poi Porsche anche la Formula E. Sì, vabbè, relativo. Com'è la Formula E, visto che sei lì? Faremo Beh, magari potremmo fare un video a parte più avanti, però un ti video avanti a dico parte. che dal punto di vista visivo, vedendole girare, io avevo già visto la DS, Penske a Parigi, però Staticas, trasmettono molta più velocità perché sono decisamente più veloci, Sì. sono Almeno più quello. leggere, più potenti, però noi qua siamo a un circuito, non siamo in Ma città, girano quindi sul credo che. completo? Girano sul circuito dove siete a Valencia? Lo Sì, a Riccardo Tormo, usano qua. tutto, il Sì, lo usano tracciato. tutto, però in città si noterà molto meno questa cosa. Quindi mi riservo di vedere le gare per capire meglio. Però è sicuramente una macchina dal punto di vista tecnico molto interessante.
perché ha un'unità rigenerativa all'anteriore, quindi Sì. cambia completamente la modalità di frenata, non hai freni idraulici al posteriore, hanno le gomme Hankook che sono, rappresentano un Una po' aerodinamica un'incognita. diversa, un telaio che telaia, eccetera, eccetera. Sì, le macchine sono Però devo completamente dire che diverse. tecnicamente sono più interessanti rispetto alla generazione uscente. Poi il vero problema della Formula E, secondo me, è che non si riesce a trasmettere quanto siano difficili da guidare queste macchine, perché anche piloti, guarda Giovinazzi, lo stesso anche Andrea Lotterer, ad esempio, hanno fatto molta fatica ad adattarsi a Certo. questa categoria, perché è una categoria che richiede uno stile di guida, a parte il discorso chiaramente di Suo. preservare l'energia in certi momenti, ma proprio anche a livello di frenata, a livello di impostazione della curva, è molto diverso Va bene, rispetto comunque alle faremo un altre categorie. approfondimentino apposta, magari fra qualche giorno, dopo che chiediamo le teste e vediamo cosa è successo. Detto questo, allora auguriamo a tutti buon lavoro. Gli auguriamo una bella pensione, goditela sicuramente, anche perché poi i suoi successi. Meritata. Ma sì, nel mondo dei rally ha stravinto con la Volkswagen, quindi è stato diciamo che quello che doveva fare l'ha fatto. E invece auguriamo a tutti gli altri, compreso anche Frédéric Vasseur, alla Ferrari, auguriamo chiaramente In bocca al lupo. un in bocca al lupo e chiaramente anche a loro viva la passione per l'auto e full gas sempre, che diletta, perché questo devono fare. Ciao e a presto, grazie. Ciao a tutti.